Ciao a tutti, io sono Martina e faccio parte della Compagnia Teatro Giovani di Torrita e dirigo la scuola di Spazio Musical. Noi stiamo continuando le lezioni attraverso dei video. Questa è la nostra maglietta con l'hashtag, quindi stiamo portando avanti la didattica e il lavoro che ci servirà per i saggi finali. È il nostro modo per non fermarci, anche in questa situazione complicata. Allora, il mio testo teatrale del cuore è chiaramente un musical e si tratta di The Lion King per due motivi. Il primo è che l'ho visto a Londra e mi è rimasto nel cuore, l'ho visto due volte e due volte è stata un'emozione indescrivibile. Per tutto quello che riguarda la messa in scena, la musica, i testi, bellissimo. Il secondo motivo è che è il primo musical che abbiamo messo in piedi e in scena con i ragazzi di Spazio Musical, quindi è veramente un pezzo di cuore. Vi ringrazio per questa iniziativa e speriamo che riparta tutto molto velocemente e che comunque il lavoro di tutto il territorio della Val di Chiana, il lavoro artistico soprattutto, non si fermi. E sicuramente anche questa iniziativa di Val di Chiana Teatro aiuta a tenere vivo l'entusiasmo e l'impegno di tutti. Un bacio! Il mio testo del cuore è Amleto e capisco di non essere molto originale in questo. Come vedete, tante persone prima di me si sono dedicate allo studio e all'allestimento di Amleto e io ho avuto la fortuna di poterlo allestire e poterci lavorare un po' di anni fa insieme al mio gruppo teatrale all'interno degli Arrischianti. Per spiegare perché Amleto è così importante per me ho deciso di utilizzare l'aiuto di un mio grande maestro, che è Guido Ceronetti. In questo disegno, Guido ha fatto una delle sue regie immaginarie, una messa in scena esoterica del Teatro dei Sensibili di Amleto, che poi non è mai stato messo in scena realmente dai Sensibili. Però già il pensiero di fare una cosa del genere rende grande sia chi l'ha concepito sia lo stesso Shakespeare. Perché Amleto è così importante? Perché racchiude tantissime delle tematiche che io studio quando faccio le mie regie o i miei testi. Innanzitutto il confronto dell'uomo con il mondo. The time is out of joint. Questa frase l'ho presa un po' anche a guida di quella che è tutta la mia poetica, se vogliamo così dire. Il tempo è fuori squadra, il nostro vivere questo tempo è un costante cercare di rimettere in sesto quello che non riusciamo a capire essere reale, possibile o anche solamente concepibile. E in questi tempi penso che parecchi di noi possano dire the time is out of joint. Amleto è universale, un'enciclopedia, c'è tantissima conoscenza all'interno e ricerca di conoscenza di se stessi, dell'umanità e dell'umana sofferenza. Per questo penso che moltissimi prima di me e meglio di me si sono rivolti a questo testo per indagare la propria arte e la propria vita in generale. Uno dei testi teatrali a me più cari è sicuramente Il Misantropo di Molière. Per tante ragioni, è una commedia, però finisce male. È un testo in rima, una forma splendida che si può leggere guardando ogni tanto il testo originale di Molière in versi alessandrini, che in maniera molto leggera e ritmata ci racconta qualche cosa che fa parte della vita di tutti i giorni. Qualcuno che non ha assolutamente il dono della diplomazia e anzi fa
un principio di dire sempre assolutamente tutto quello che pensa, evidentemente facendo un sacco di danni. Il nostro protagonista è Alceste e quando gli viene letta una poesia non esita a dire ma questa poesia fa schifo e irritando notevolmente il suo interlocutore e alla stessa maniera si innamora di una ragazza che è l'opposto. Selimene è una donna, una ragazza giovane, molto libera, molto frivola, che ama il chiacchiericcio, ama intrattenersi a sparlucchiare delle varie persone di corte e anche a avere una serie di flirt con una serie di uomini che le girano intorno. Esattamente la donna sbagliata, sì, per il nostro protagonista, ma lui evidentemente si innamora proprio di lei. Quindi un amore che nasce subito con grandi difficoltà e tra l'altro è interessante poi sempre più curioso sapere anche che dietro a questa storia tra i due protagonisti si nasconde probabilmente anche un pochino quella tra Molière e la sua giovanissima moglie Armande Béjart, che era la figlia della precedente compagna con cui Molière aveva condiviso 20 anni di vita e di lavoro, perché era un'attrice della sua compagnia, Madeleine Béjart, mamma di Armande Béjart, anch'essa poi attrice principale della compagnia di Molière. Quindi è un gioco di specchi, se vogliamo vedere anche quello che c'è dietro la scrittura, e forse per questo è così forte. Ci si può rivedere in vari personaggi, ci si può chiedere se sia più giusto essere integri come il protagonista, che però poi risulta quasi comico, ridicolo nel corso della commedia, oppure un po' più furbi e un po' cinici come il suo amico Philante, che invece pensa che sarebbe meglio essere un pochino più diplomatici. E in tutto ciò si parla di amore, si parla di rapporti sociali, un testo sicuramente che nonostante i suoi 3 secoli non è assolutamente invecchiato e si legge veramente molto bene, ci si diverte e lascia vari spunti di riflessione. Ciao, sono Gianni Giaccio Trabalzini di Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte. Sono il direttore tecnico del teatro, ma sono soprattutto un teatrante. Ho girato con le compagnie teatrali per 25 anni, prima di fermarmi nuovamente a Montepulciano. E il mio testo teatrale del cuore è Il Re Lear di Shakespeare, che è stato il primo testo che ho avuto il piacere di portare in giro per l'Italia con una compagnia vera, con la compagnia Glauco Mauri, nel lontano 1984. È il mio testo del cuore perché è stato il primo testo in assoluto che ho conosciuto profondamente, avendo fatto in 2 anni ben 360 repliche tutte le sere. E niente, poi ce ne sarebbero tanti altri, ma penso che può bastare. Ciao a tutti, io sono Marta Parri e sono la responsabile del laboratorio per bambini teatro danza del Teatro dei Concordi. E nonostante la mia giovane età e quindi la possibilità di interfacciarmi ancora a tanti altri testi teatrali, per ora quello che fa parte di me e al quale sono particolarmente legata è Il Sogno di August Strindberg, che è un testo molto particolare, al quale mi sono avvicinata per studiarlo e per portarlo ad un provino alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano. Di quel testo amo particolarmente l'ottica con la quale viene analizzato l'essere umano. La prospettiva divina è come una lente di ingrandimento che fa osservare meglio l'uomo e lo mette sotto una luce differente da quella con la quale siamo abituati a vederci. E, basti pensare che la lingua che si fa parlare agli uomini nel dramma è proprio chiamata lamento. E mi ha fatto capire quel testo che molto spesso ci lamentiamo per tante cose e che sono inutili, che sono molto spesso provvisorie, sono problemi che verranno sostituiti da altri problemi nel corso della nostra vita. E che molto spesso
Proviamo dolori che sarebbero evitabili e che il dolore forse è la caratteristica peculiare dell'essere umano, che lo caratterizza e che lo distingue dagli animali, dagli altri animali oltre che a lui. E mi piace moltissimo il fatto che nel viaggio del dramma ci sia appunto questo essere divino che una volta sceso sulla terra viene preso per mano da un poeta. E questo probabilmente mi porta a dire che forse Strindberg ha scelto proprio il poeta perché l'artista in generale è forse l'essere umano più divino che ci sia. Queste sono le mie motivazioni e niente, ciao!